Ragazzi, ragazze, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. In macchina stiamo andando tutti, dietro ci sono le bimbe, mio marito è andato un attimino a fare benzina, rifornimento, e stiamo andando da Risparmio Casa. Mi servono delle cosette e speriamo che trovo anche un pentolino, perché ho dovuto buttare due pentolini di Ikea. Non so se conoscete quel set da 3 che costa 10 euro, ma mi sono trovata benissimo perché sono leggeri, vanno in lavastoviglie, comodi, però insomma stavano iniziando a perdere l'antiaderenza e l'ho buttati, perché altrimenti vanno a finire tutte quelle cose nere nei cibi e no, e quindi l'ho buttata. E nulla, quindi spero di trovare un pentolino medio, perché insomma ce n'ho uno piccolo, un altro più piccolo da che ho preso da Eurospin, e una pentola più grande, quindi mi serve un pentolino piccolino. E se lo trovo in acciaio lo prendo anche in acciaio, perché non mi serve l'antiaderenza. Io solitamente uso le padelle per fare cose che non occorre eventualmente l'olio. E nulla, poi ci facciamo un giretto. Voglio vedere anche se riesco a trovare, siccome Risparmio Casa anche Astra, voglio vedere se anche appunto un eyeliner, perché questo qua di seta blu non mi piace, secondo me l'hanno riformulato e non va. E nulla, quindi vi porto con me, e poi ovviamente oggi però nel pomeriggio, perché poi ho fatto la pizza, quindi torno a casa, essendo la pizza ho preparato già gli ingredienti, quindi ci vediamo poi nel pomeriggio e vedo un attimo se riesco a farvi qualche ripresa all'interno del Risparmio Casa. Ragazze, rieccomi, sono stata da Risparmio Casa, approfitto di questo pochetto di luce che c'è, aspettate, forse così va meglio, di questo pochetto di luce che c'è, perché siamo tornati da Risparmio Casa, ho steso la pizza, abbiamo mangiato, anzi se vi fa piacere trovate la ricetta nel mio scorso videovlog ed è venuta buonissima. Ho fatto una ai 4 formaggi, una margherita con brustel e cipolletta che non manca mai, e un'altra invece ho fatto metà con funghi porcini e scamorza e metà funghi porcini e pancetta. Buonissima. Abbiamo pensato poi tra l'altro di farla domenica a pranzo anziché sabato sera, perché ci sentiamo un po' troppo appesantiti di sera, perché poi a noi piace tantissimo la pizza e quindi ne mangiamo abbastanza e ci abbotta un po'. Comunque vi voglio far vedere le cosette che ho preso, sono tornata da poco da portare Bea a fare una passeggiatina, perché altrimenti non si addormentava, l'ho portata un po' qui attorno casa col passeggino, ne ho approfittato appunto che c'era un pochetto di sole, ho fatto un caffettino e adesso sono pronta per voi per farvi vedere le cosette. Allora, come prima cosa ho preso questa, io solitamente prendo quella più piccola, ho preso la più grande anche perché ero con mio marito, quindi ne ho approfittato. Questa è da 2,6 litri, sempre dell'omino bianco, non mi sto a dilungare. Poi ho preso lo Scottex, questa qui di Risparmio Casa, mi servivano, e queste se non erro sono abbastanza resistenti, 99 centesimi. Poi queste qui che le vedete aperte, perché ne ho presa una per la lavastoviglie che sta in funzione, perché appunto ne ero rimasta senza. Io devo dire la verità, queste qui non le ho mai provate, speriamo bene, perché
non tutte alla fine, come la lavatrice, come detersivi per la lavatrice, sono buoni, sono efficienti appunto. Mi sono trovata molto bene con le Fairy Platinum, se non sbaglio, però non sempre sono in promo e costicchiano un po'. Siccome queste erano in sconto e avevo letto un po' di commentini qua e là sul web, erano buone anche le caps della Finish, erano in sconto a risparmio casa a 7,70 euro e l'ho volute provare, ne sono 60, quindi ottimo prezzo. Quantum Max limone sgrassante, vediamo un po', altro c'è un profumo di limone ottimo, sono fatte così. Magari se c'è qualcuno all'ascolto, Chiara Lavastoviglie, e mi vuole consigliare qualche prodotto, sono tutta orecchie. Perché, ecco, soprattutto i cucchiaini del caffè mi rimane un pochino di patina. Poi ho preso un panno, una confezione di panni cattura polvere. Questi fanno un profumo, ragazze, già da fuori la confezione. Già provate, sono molto buone, prese sempre alla lavanda. Ho preso qualche volta quelle con cera d'api, ma non mi piacciono granché. Prendo solitamente queste, anziché quelle piccole, perché le posso usare per entrambi i modi. Quindi sia per la scopa, per lo Swiffer, che anche come per la polvere, insomma. Io ho preso questa retina per andare a proteggere i reggiseni lavatrice. Questa è Scrigno Lava Stira Stand Laundry, penso sia quella la marca, ed è fatto così. Tra l'altro lo vedo anche abbastanza capiente e credo ce ne c'entrano almeno un paio di reggiseni così, ma non le ho mai, io non ho mai usate, ragazze, queste retine, però attualmente, siccome sto comprando un po' di reggiseni nuovi, volevo andarli un attimino a proteggere, perché tante volte a me mi si fa al ferretto, mi si apre, quindi li ho presi sempre 99 centesimi. Poi le Vileda Grizz, che sono le spugnette, io mi trovo super bene con queste, le avevo viste da mia mamma, mi ha detto appunto la marca, il tipo, e le ho prese, super buone, sono morbide, resistenti. E poi, ragazze, io uso anche la parte verde, perché è quella che deve essere usata secondo me. Queste forse sì, anche 99, questo invece è per mio marito, è per un deodorante per ambiente che lo vuole però mettere in macchina. Ne sono tra l'altro due pezzi, sempre 99 centesimi, brezza marina, vediamo com'è. Anch'io. Sono delle bustine. Vabbè, poi vedremo come funziona. Poi ho preso una confezione di sale, di cristalli di sale, perché succede all'improvviso che mi chiede. Riproviamoci la seconda volta, perché ho entrambe qui le bimbe. Beatrice si è svegliata, è durata veramente poco. Vi stavo dicendo, ho preso i cristalli di sale della Finish e li ho presi, in realtà è piena la vassoviglie di sale, però succede che all'improvviso mi chiede il sale, non ce l'ho e rimango fregata, quindi ho imparato a tenerne sempre di scorta, anzi dovrò andarne a prenderne anche un altro, perché la mia me ne chiede 1,5 kg, quindi serve anche un altro pacco. Poi abbiamo preso un pennellino, questo mio marito per farci un po' di lavoretti a casa. Poi i cerottini, perché qui vanno via come il pane, le bimbe li usano soprattutto per andare a giocare, andarsi a medicare, insomma per finta, e quindi li ho presi. Tra l'altro questi super carini con gli orsetti, che sono quei bimbi, carini, a 1 euro. Hai visto, amore? Sì. A 1 euro. Poi eccomi, avevo preso anche una liner che non trovo molto bene. Vuoi il gelato? Adesso te lo dà la mamma. Non l'ho preso le lamette, queste qui, le Wilkinson Extreme Sensitive, che sono ottime per noi. E nulla, queste qui erano in sconto 2,69 euro. Poi le veline, queste qui di risparmio casa, c'erano diverse fantasie, abbiamo preso queste, in realtà la scelta Isa, tutte colorate, super carine. E poi sì, questo, dai un attimo, mamma, glielo facciamo vedere, il cura lavastoviglie della Dual Power. In realtà volevo prendere, amore, abbassa la voce, volevo prendere anche il cura lavatrice, ma non l'ho trovato, quindi ho preso questo qui della Dual Power, appunto ecologico. Tieni, Bea.
Poi il liner che in realtà non trovo, adesso vado a vedere meglio di là, e ci hanno dato poi come omaggio questo ombrellino che presumo sia un'infusiera. Una pacchetta. Molto carino blu, vedete? Dopo vedrò come andrà a funzionare. Con la vedo se riesco a trovare questo eyeliner di Astra e ve lo mostro, ci vediamo dopo. Niente ragazzi, ho controllato lo scontrino, non l'ho pagato l'eyeliner, quindi si vede che l'ho messo al carrello, però siccome era fine appunto, era di quelli a pennarello, mi sarà caduto dai fori del carrello, quindi vabbè, meglio non l'ho pagato, insomma altrimenti mi mangiavo le mani. Non tanto ecco per il prezzo, a parte sì il prezzo che comunque lo costava, se non ero sui 3 euro, non tantissimo, però mi serviva e mi dava noia che l'avevo anche pagato e non preso. Allora, una super cosa che avevo dimenticato, ma è praticamente il perno, diciamo, di questa spesa. Lui, aspettate che tolgo questo. Lui, che sarebbe un super attrezzo per la cucina. Siccome ultimamente sto facendo tante verdure, stiamo mangiando particolarmente sano, ovviamente dopo queste feste, chi è che non sta mangiando sano, non si sta purificando, credo nessuno, e quindi credo tutti, insomma non nessuno, e vi faccio vedere, io l'ho solamente aperto a pranzo per vederlo con mio marito, tra l'altro questo è stato un regalo del mio super amato maritino, che amo. Vabbè, ovviamente l'adoro, non perché fa questi regalini, lo amo proprio. Comunque, allora, questo ha una serie di lame, ha una serie di lame che vanno ovviamente cambiate. Allora, c'è questa, che ha questa qui con i forellini più piccoli, poi c'è anche questo coperchietto che protegge, questo è fatto a cubetti e fatto a cubetti un po' più grandi, poi c'è la lama per grattugiare il formaggio, che tra l'altro è fatto benissimo perché anche il proteggi lama. Guarda, sono tutti attrezzi che ovviamente vanno messi qui, quindi vanno applicati qua, ovviamente adesso ci vuole un po' di tempo, comunque vanno applicati qui, quindi super comodi, e poi hanno il contenitore, quindi rimane tutto all'interno. E tra l'altro la cosa buona è che se dovessi avanzare un po' di verdura tagliata o ce la si vuole tagliare, insomma di proposito in più per averla pronta, ha anche il suo tappo salva freschezza, che quindi si va a richiudere molto bene. Poi oltre a questa lama, insomma questo c'è il pelapatate, questo vabbè, non mi serviva ma fa sempre comodo tenerne uno in più perché tante volte si rompono. Questo che invece ha queste lame qua. Poi andrò anche a vedermi io qualche video per vedere le varie funzioni. Questo invece è sempre un proteggilama, adesso non lo tolgo, comunque è la mandolina che si va a tagliare con questo. Aspettate, vediamo se riusciamo. Sì, quindi questo. E si va ad affettare. Poi ci prenderò la mano, questo ho appena comprato, anzi lo devo anche lavare. Questo qui, quest'altro. E tra l'altro queste, no non queste, le altre fa anche queste qui, le chips quelle fini fini. Vabbè, me lo so perso. Dov'è? Ah, queste qua, le stick, sapete, quelle chips fine. E nulla, e poi c'è questo qui che in realtà va qui per andare a tagliare le verdure con questo. E nulla, questo è un super acquisto, tra l'altro ho pagato la metà, di meno della metà di quanto costava su Amazon, quindi pensate, vi faccio fare una risata. Io stavo vedendo un po' nel reparto di cos'era? Reparto di cucina, se mi serviva un pentolino, stavo vedendo, e poi mi è venuto in mente di che ci serviva ancora questo tagliaverdure che non avevamo trovato. Ad un certo punto alzo la testa, vedo mio marito con questo in mano, avevo subito capito che era lui perché io l'avevo cercato su Amazon, ho fatto una corsa diretta, l'ho abbracciato e te l'hai trovato. Vabbè, tutto bene, e niente, per dirvi che sono super felice perché è un super regalo, perché ovviamente chi
cucina, andare a tagliare tante verdure, perché quando si fanno le verdure al forno, soprattutto al forno in realtà, vanno veramente a diventare piccoline, insomma, quindi bisogna tagliarne tante, farne tante. Poi mio marito mangia, quindi e quindi quando l'ho visto l'ho abbracciato amore finalmente, quindi niente, vabbè ragazze, io vado alle ciance, vado a mettere a posto queste cosette, vado a dare un attimo una sistemata al balcone perché ci sono un po' di cose da mettere all'indifferenziata e mi sa che mi faccio forse sì, ne faccio adesso, volevo fare un po' di corso, sto facendo lo step, è una più di una settimana forse, ho iniziato di domenica, infatti non è detto che bisogna iniziare di lunedì, mi andava domenica di farlo e l'ho fatto, anche se magari quella domenica avevo mangiato, ma bisogna iniziare quando hai l'input, quando hai la voglia, perché andare a rimandare secondo me è inutile, e è una scusa, e nulla, quindi mi sa che mi faccio il corso di step, e poi mi faccio una bella doccetta, una bella tisanina, anche perché ne approfitto che le bimbe stanno a mangiare il gelato, gli ho aperto un cono gelato, tra l'altro quello che avete visto dello svuota la spesa. Ah, aspettate, Isabella vi vuole far vedere che da Risparmio Casa il papà gli ha voluto fare questo regalino e gli ha preso Masha, guardate che bella Masha Fadina. Masha Fadina, invece tu c'è il gelato, noi lo andiamo a prendere. Vedete, guardate quanto è carina. Lei ha un'altra invece, quella classica, quella col vestitino azzurro. Questa guardate che bella, la coda con i fiocchetti, veramente fatta benissimo. E nulla, allora ci aggiorniamo più tardi. Rieccomi, mi sono anche lavata i capelli, ho fatto il mio allenamento con lo step, bellissimo ragazzi, mi piace tanto. Io questo step l'ho preso forse 2 anni fa, sì, se non mi sbaglio, no, meno, avevo piccola Beatrice. E l'abbiamo acquistato da Decathlon, che è la marca Doimos, poi dopo casomai ve lo faccio vedere. E nulla, ho trovato, come vi dicevo, un allenamento proprio carino, di gruppo, bello. Nulla, ho fatto anche lo shampoo, i capelli. Volevo un attimino farvi vedere il menù settimanale, perché c'è Margaret, che mando un bacio grande. Tra l'altro è un nome bellissimo, mi piace proprio tanto, Margaret. E a me piacciono i nomi non troppo comuni, e quello è veramente bellissimo. E, tra l'altro mi lascia sempre dei commenti molto molto carini. Nulla, vi volevo far vedere appunto il menù settimanale, perché me l'ha chiesto poi anche lei in particolare. Dunque, allora ve lo giro, poi così ve lo spiego. Eccolo qua. Allora, non è in un foglio preciso, tutto perfetto, ma ecco il menù. Allora, domani, che è lunedì, farò a pranzo il riso con fagioli, mentre a cena il primo sale con insalata di pomodori. Ribadisco che se c'è qualcosa che non va bene alle bimbe non è indicato qua, poi glielo faccio a parte. Mentre martedì a pranzo il couscous con verdure, quindi no, con zucchine e gamberetti, e a cena faccio il pollo al curry, mentre qui l'ho scritto al bimbe, glielo faccio alle bimbe, glielo faccio al latte. Insalata come contorno e spinaci. Così poi gli spinaci me li tengo per il mercoledì a pranzo, che ci faccio del riso. Mentre a cena di mercoledì la frittata di verdure, ci metterò zucchine, patate e carotine, così magari anche le bimbe mangeranno un po' di verdure. Giovedì il couscous di verdure, appunto facendole a cena me ne voglio preparare un po' in più per il giovedì. Eccoci, piccola pausa. E, dunque vi dicevo, facendo le zucchine, le verdure il mercoledì a cena, me ne preparo un po' di più per il giovedì a pranzo, appunto che ci farò il couscous, perché devo dirvi la verità, soprattutto a pranzo, non tanto la cena, che comunque il pomeriggio sono a casa, perché anche se porto le bimbe un pochetto al parco, ma torniamo presto perché fa freddo, e, quindi riesco a preparare, quindi ad anticiparmi per la mattina, mentre la mattina mi sbrigo un po' di cosette al computer, un po' di cose a casa, faccio uscire un po' Beatrice, quindi mi trovo bene così. Mentre appunto giovedì a cena la vellutata di zucca e carote e poi la grana.
Eccomi ragazzi, scusate le interruzioni, ma con le bimbe è così. Il venerdì, sì, la cena venerdì, mentre farò la zuppa di ceci e a cena bastoncini con patate al forno, mentre vabbè ho scritto Matteo, mio marito, alla quale non piacciono i bastoncini, farò tonno, fagioli, olive e cipolla. E questo no, questo è il sabato e la domenica già passato, perché io così faccio che mi faccio il sabato e la domenica, io solitamente la spesa me la faccio o il giovedì o il venerdì, quindi il sabato e la domenica me li segno già da quella settimana. Adesso vi faccio un piccolo, una piccola immagine, così se volete farvi lo screen. Eccolo, ovviamente questo è il mio menù, ragazzi, non voglio assolutamente, non è né una dieta, né voglio insegnare assolutamente nulla, solo che mi è stato chiesto di farlo vedere così come spunto e ve lo faccio vedere. Ecco, io chiudo qui questo vlog, ragazze, perché secondo me è arrivato veramente, è lungo, anche perché vi ho messo all'inizio del video lo strudel che ho fatto di mele. E vi do un consiglio, io ho messo un po' troppa marmellata al di sotto, vi consiglio che se lo rifate di metterci un po' meno marmellata, perché poi si appesantisce al di sotto e non viene bello compatto. Invece vi straconsiglio di mettere, di spennellare, come avete visto, il latte e lo zucchero di canna, perché dà una croccantezza buonissima. E nulla ragazzi, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio, se vi fa piacere iscrivetevi al canale, mettete un like, mi fa tanto piacere, e nulla, ci vediamo al prossimo video.